Sindacato unico e le richieste al nuovo governatore delle Marche, il punto del segretario generale della CISL delle Marche Stefano Mastrovincenzo. L'avvertenza Indesit Whirlpool, nuovo incontro al Mise il 9 giugno, più di 2000 lavoratori alla finestra. Ben ritrovati a 5 minuti CISL, la rubrica settimanale della CISL Marche. In primo piano in questo appuntamento parliamo di sindacato unico, ma anche delle richieste avanzate dal sindacato al nuovo governatore delle Marche in vista della tornata elettorale, dopo l'analisi della Banca d'Italia sulle necessità delle riforme con il segretario generale della CISL Marche Stefano Mastrovincenzo. A seguire il caso Indesit Whirlpool con una nuova convocazione al Mise il prossimo 9 giugno. Ne parla Andrea Cocco, segretario generale della FIMCISL delle Marche. Avanti sulla strada delle riforme, in Italia come nelle Marche, dopo l'analisi del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, più innovazione nelle imprese e una macchina amministrativa statale più efficiente per consolidare la ripresa, le istanze diventano passi di una strada da tracciare, una roadmap per il prossimo presidente della regione, Stefano Mastrovincenzo, segretario generale della CISL delle Marche. Siamo nell'imminenza delle elezioni regionali, lo scorcio iniziale di legislatura dovrà proprio ragionare su questi temi. Innanzitutto rafforzare il rapporto tra mondo produttivo e il sistema delle nostre università. Sono quattro, devono mettersi a sistema, stanno già facendo un buon lavoro, ma va rafforzata questa integrazione. Secondo, sostenere gli investimenti, quindi creare anche condizioni di contesto che possano renderli più favorevoli da parte delle imprese, facilitando soprattutto gli investimenti delle piccole imprese, mettendole in rete per la ricerca e l'innovazione. Terzo, rafforzare molto i servizi per l'impiego, coniugando pubblico e privato per creare maggiore rapporto tra la scuola e sostenere i giovani nelle transizioni scuola-lavoro e lavoro-lavoro. Dunque attenzione a urbanistica, cultura, turismo. Sentiamo il segretario CISL marchigiano. Le aziende che esportano spesso non assumono, anche se vanno bene e hanno risultati positivi. Invece sull'area della riqualificazione dell'edilizia, del nostro sistema urbanistico, sull'area della riqualificazione del territorio, della valorizzazione del turismo e cultura, si può creare anche nuova occupazione. E quindi il dibattito sul sindacato unito unitario dopo l'intervista del Presidente del Consiglio Matteo Renzi a ETV Marche e in concomitanza con la sua visita ad Ancona, Stefano Mastrovincenzo. Dire che bisogna trovare delle regole, che già in parte ci sono perché le abbiamo discusse con gli imprenditori, per abbassare il tasso di proliferazione di sindacati, quindi la dispersione di rappresentanza sociale, questo è utile. Crediamo sia giusto darsi delle regole condivise tra le parti per ridurre il numero delle organizzazioni sindacali e creare una rappresentanza più significativa. Nuovo appuntamento al Ministero per l'avvertenza Indesit Whirlpool. Al Mise sono state convocate le parti per il 9 giugno alle 15, un dato importante secondo Andrea Cocco della FIMCISL. Siamo contenti della convocazione perché continuiamo a pensare che la sede di discussione è quella ministeriale e tra l'altro dobbiamo far cambiare idea a Whirlpool sul piano industriale e pensiamo che il Ministero e il Governo sia attore protagonista di questa avvertenza importantissima non solo per i lavoratori Whirlpool ma per il settore elettrodomestico in Italia. Un'avvertenza difficile, la multinazionale americana ha comunicato recentemente un numero di esuberi ancora superiore a quello iniziale del piano Italia, passando da 1.400 a 2.060 eccedenze produttive, con la conseguente chiusura di 3 stabilimenti in Italia. Viene dunque confermato lo sciopero per il 12 giugno a Varese. Sarà uno sciopero a Varese importante con tutti i lavoratori Whirlpool d'Italia, anche perché su questa avvertenza credo che si gioca non solo il problema di Whirlpool, ma in Italia lo sviluppo dell'industria in un settore martoriato da diverse chiusure e da diverse riduzioni di personale. Tra l'altro è un settore dove da anni abbiamo dei tavoli tra virgolette aperti di crisi ma che non stanno dando risposta. Per di più lo sciopero del 12 perché la multinazionale che prende grossa azienda italiana ed europea debba mettere degli impegni anche sul sociale, non solo da un punto di vista prettamente industriale. Dopo 7 anni di crisi, le promesse non bastano più. Per alzare i salari e le pensioni, vieni a firmare in tutte le città italiane la legge di iniziativa popolare promossa dalla CISL. Un bonus fiscale di 1.000 euro all'anno in più per i lavoratori dipendenti autonomi, i giovani collaboratori, i pensionati. 0 tasse sulla prima casa, un nuovo assegno familiare, più servizi per chi ne ha bisogno. Diamoci una mano per un fisco più equo e giusto. Firma anche tu per cambiare il paese.
Con questa puntata è tutto. Grazie per averci seguito. Alla prossima settimana con 5 minuti CISL.